Bosco viene tenuto segregato da Silverio, mentre Franziska continua a voler restare da sola, senza permettere a nessuno di parlarle ed entrare nel suo studio. La donna, poi, si reca nel covo degli anarchici senza dire nulla a nessuno, e si prepara ad affrontarli da sola. Questi però la aggrediscono in maniera brutale, mentre Maurizio, notando la scomparsa della sua signora, arma i suoi uomini e si mette a cercarla. Il figlio di Pepa, intanto, si trova nel bosco per prendere della legna e vedendo una donna accerchiata da alcuni uomini, decide di aiutarla. Franziska viene maltrattata con forza dagli anarchici e quando la situazione diviene intollerabile, Bosco decide di agire. Il ragazzo quindi la libera e la porta via dopo aver lottato duramente con alcuni degli uomini. Gli anarchici però li inseguono ma il giovane riesce a portare la donna sana e salva alla sua dimora. Franziska resta folgorata dal ragazzo e decide di prendersene cura, per cui gli chiede di trasferirsi alla villa da lei, in modo tale da poterlo amare come se fosse un figlio.